incontriamo Enrico Ressani di Canon in occasione di FESPA 2015. Enrico, vuoi dirci in due parole quali sono le novità principali che presentate quest'anno sul vostro stand? Sì, di novità ce ne sono diverse quest'anno. In realtà partiamo da una novità, da una quasi novità, che è l'ammiraglia di Arizona, la 6170, che è stata anticipata lo scorso anno, a fine dell'anno scorso, però questo è il primo anno, è la prima vera uscita per un sistema che è commercializzato e già installato in Italia. Abbiamo diverse installazioni che ci stanno dando diverso successo. Quante? Ne abbiamo due, probabilmente tre a fine di domani sera. Quindi non si possono ancora rilasciare i nomi delle aziende? Le aziende che l'hanno già installate sono due, sono Stevenco ed FDF. FDF in particolare ha realizzato tutta la comunicazione fotografica dell'Expo di Milano esattamente sulla macchina. E domani avremo qui un cliente che probabilmente acquisterà il terzo sistema per l'Italia. Quindi diciamo la vera novità rimane l'ammiraglia, che ha pochissimi mesi di vita. Ma rispetto all'anno scorso c'è qualche novità tecnica? Assolutamente sì, Color Wave 700, tecnologia Crystal Point, che è il nostro sistema a bobina per poter stampare grafica su moltissimi materiali. Molte delle applicazioni di questo stand, partendo da wallpaper piuttosto che alle pettorine stampate su Tyvek, piuttosto che a molta grafica di comunicazione, realizzate esattamente su Color Wave 700. Come è organizzato lo stand? In aree tematiche? Lo stand è diviso in tre grandi aree tematiche, si può vedere dai semicerchi sul soffitto. L'area in cui siamo si chiama Packaging and Promotion e mostra tutta una serie di applicazioni realizzate a contorno di un prodotto che richiede appunto la promozione e la creazione del packaging, nello specifico materiale per sci e per snowboarding. L'area centrale è un'area dedicata al retail e lì su quella parete si possono vedere applicazioni di retail, cioè tutto quello che va a contorno della commercializzazione di un prodotto che poi viene veicolato su un'area appunto vendita. L'ultima area viene chiamata Design to Manufacture ed essendo Canon sponsor della Coppa del Mondo di Rugby che sarà in Inghilterra a settembre di quest'anno, abbiamo simulato la creazione dei materiali all'interno di uno studio televisivo, per cui tutto ciò che riguarda l'arredamento, la pavimentazione, la vestizione delle pareti e più altre applicazioni tecniche che poi vengono usate in studio. La parete del Design to Manufacture include poi tutta una serie di stampe industriali fatte in rilievo specialmente, ma anche tastiera membrana e non solo, che poi vengono utilizzate all'interno di uno studio televisivo. So che avete anche un'altra macchina che si chiama Canon Dream Labo e che va, diciamo, ai professionisti della fotografia. Ci vuoi dire due parole in merito? Assolutamente sì, prodotto di punta per realizzare photobook in alta definizione, tecnologia interamente Canon, tecnologia che supera la qualità della loginura d'argento, quindi diciamo della fotografia tradizionale, un primo installato in Italia presso Graphi Studio di Pordenone. Il sistema è su questo stand presente con diverse applicazioni di photobook e nel padiglione iniziale è presente con il sistema stesso a disposizione dei visitatori per vederlo lavorare. Ultima domanda, aspettate tanti clienti italiani? Assolutamente sì, domani ne abbiamo una quindicina per un tour dello stand e dopodomani replichiamo con un'altra decina accompagnata dai nostri funzionari di vendita che porteremo appunto a vedere tutte le novità dello stand e la sera a cena in una buona birreria tedesca. Grazie Enrico per il tempo che ci hai dedicato. Grazie.